Daria, benvenuta a Venezia. Grazie. Abbiamo scelto un posto speciale perché il Florian è il salotto della città. Qui venivano Verdi, c'era David Bowie che prendeva stanze intere per passare i pomeriggi. Quindi, no, non lo sapevo. David Bowie addirittura. È un luogo antico ma che mantiene però il senso di questa città, che è un luogo di incontro. Però tu non sei venuta qua per caso, no, ma sei venuta per un evento molto bello, molto importante, che sono le lauree di Ca' Foscari in piazza. Com'è stato salire su questo palco e avere questi 800 studenti, genitori, nonni, 5.000 persone con dietro la basilica, il campanile, il palazzo ducale? Che esperienza, cosa ti ha dato? Sai che in realtà era una situazione intima, il fatto che fossero tutti lì per condividere un rito, comunque un momento loro. Cioè, l'ho sentito una cosa nostra, non so come dire. Perché cioè, questa città ha questa grande fortuna, che è quello che è il motivo per cui secondo me è molto bello vivere qua, che è fatta proprio a dimensione umana. Osteria, bello. C'è un brindisi. C'è un brindisi. Un brindisi. Allora evviva! Cin. Grazie. Il bello di questa città è il fatto che le strade non hanno lo spazio per le automobili, no? Cioè sono proprio costruite a misura d'uomo. In quanto tali la città è come un polmone, i cittadini sono la sua aria. E la piazza è il luogo, come dicevi te, più intimo anche, perché è proprio costruita per i cittadini. Però sfruttando un attimo uno dei tuoi format più famosi, Pistola alla tempia. Mm. Quante piazze ci sono a Venezia? La so. La sai? La so. Mannaggia. Sì. Mannaggia, dovevo farne Ce n'è una sola, no? Quindi la risposta è? È Piazza San Marco. Ma io ho studiato a Venezia. Hai studiato a Venezia? Sì, ho fatto... Sono stata iscritta per un anno a Ca' Foscari, non ho dato neanche fantastico, un esame. Fantastico. Ma sai perché l'ho fatto? Proprio perché mi piace... Io sono di Ferrara, quindi qua dietro. Sai, Ferrara non è tanto diversa come... Vabbè, Venezia è unica al mondo. Sì. E forse è il posto più bello del mondo, sì, dai. Sì, non perché siamo qua. Sì, io vado in Brodigio, sono d'accordo. Però c'è una dimensione che è la luce dell'est, che è anche ferrarese. Sì. E c'è una dimensione metafisica, che è anche ferrarese. E, insomma, da questo lato, no? Sì, di qua. Questo tipo di luce, questo tipo di posti comunque raccolti dove... Dove anche fare cose come leggere, ad esempio, infatti, hanno un sapore particolare. Bello, cioè. Chi è che non ha sognato di scrivere un libro a Venezia? Il mio secondo libro, che è Un karma pesante, ha una scena che è una scena chiave, che è ambientata a Venezia. Sì. Ah, figo! Sì, sì. Piccola pausettina storica. Mm. Tu vedevi la piazza da questo lato, quindi guardavi la... guardavi la basilica, no? Questa piazza è nata per eventi come questo, no? Non è, si dice piazza proprio perché era l'unica lastricata. E c'è addirittura, cioè l'anno scorso hanno fatto dei lavori appunto sulla pavimentazione, hanno trovato il pavimento, quello che Bellini mette nei suoi quadri del 400, tutto a mattoni, a lisca di pesce. Ed è bello. Ma si può vedere? Il quadro? No, l'hanno coperto. L'hanno coperto. Però c'è il quadro dell'Accademia, alle gallerie dell'Accademia, che sono questi quadri giganteschi con le processioni con tutte le scuole. Domani ci vado. Vaci perché. Ci vado, bellissimo. Non l'ho mai visto. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, per la prima volta sono salita sul campanile. Ah, ma che bellissimo, non l'avevo mai fatto, meraviglioso. Pensa che da lì Galileo ha mostrato il cannocchiale. Quando l'ha prodotto, è venuto a Venezia e l'ha mostrato al Doge, però non dicendogli che si potevano guardare le stelle, perché intuiva che non fosse interessante la cosa, ma gli diceva, perché così vedrete le navi in lontananza che arrivano, no? Certo. Detto, Venezia funzionava meglio. Un esperto di marketing. Sì, sì, era un bravo esperto di marketing. Ma il tuo mito è Casanova o chi? Allora, il mio mito è Venezia. Mm. Venezia è quello che noi vediamo oggi, no? Cioè quest'isola dove ci sono tutti i palazzi, i canali, però in realtà è stata una cosa incredibile. Cioè è stata un perno a livello europeo per tantissimi secoli, è stata autonoma come stato per più di 1000 anni. È più longeva dell'impero romano, capito? Questo è molto bello soprattutto in un momento dove la città comunque... Ma secondo te Venezia appartiene al mondo? Sì. Adesso ti faccio delle domande, vedi, passo subito all'intervista barbarica. Mi va bene. Appartiene al Figo. Mondo o ai veneziani? È di tutti e due.
senza entrambi Venezia non tiene. Bravo, senza diplomatico, entrambi... sei pronto per la politica. Yeah, great. E Venezia è un luogo che accoglie, il veneziano deve essere accogliente, no? Però sta cercando una nuova identità, secondo me, questa città. E c'è, io credo in una cavalcata giovane, più o meno giovane, che abbiamo visto anche in piazza, no? Dicevi, sbagliate. No, non abbiate paura di sbagliare, ragazzi. Gli dicevi questa cosa, l'ho sentito un po'. Eh sì, sì, è una cosa... No. Beh, sai, questo, questa è una cosa che uno capisce quando diventa grande. Sì, sì e fa un po' di bilanci. Sì, certo. Quanto si impara più dagli errori che non dai successi, quanto più dagli insuccessi. Sembra una cosa retorica, invece è dannatamente vera. Sì. Cioè, quello che ti insegna un insuccesso, un errore, uno sbaglio... Allora, i successi sono belli, danno un'emozione, danno anche una sicurezza, però sono anche un po' fini a se stessi. Sì. Perché poi uno da un successo vuole arrivare a un altro successo, cioè il successo non riempie, non accontenta, mentre l'insuccesso ti fa fare un sacco di domande su se stesso, cosa hai sbagliato, cosa potevi fare di diverso. E in quel momento vivi, come dice Philip Roth, non sei mai così tanto vivo come quando sbagli. Sì. Ecco, una cosa, guardandomi un po' le tue interviste, ho trovato una connessione con una frase che avevo trovato all'università, che appunto è questa di cui un po' parlavamo, che è di questo Eckhart, l'ho pescata in un libro di Schopenhauer, e diceva, questo Eckhart diceva, l'animale più veloce che vi porta alla perfezione è il dolore. E... un temone, non so se mentre mangio il tramezzino... con l'uovo sodo e il prosciutto posso parlarne, il ma ci proverò. Con l'uovo sodo, esatto. Del pozzo. Ed è molto bella quella citazione di Hillman. James Hillman. James Hillman, che è un antropologo. No, lui è uno psicanalista. Uno psicanalista. Sì, junghiano. Che lui dice, sì, beh, dice tante cose. Immagino. Probabilmente anche qualche fesseria. Sì, beh, però sai che uno, così, esatto, no? Uno certo. Sceglie quello che poi gli piace, gli fa comodo. Però Hillman ha questo... insiste su questo concetto del daimon, no, il daimon, concetto socratico, poi ripreso da Platone, da Plotino, certo, che dice che ognuno di noi ha una vocazione e bisogna scoprirla e poi bisogna perseguirla, perché cosa dobbiamo fare nella vita? Oltre a, magari, non so, anche voler bene agli altri, sì, però anche capire chi siamo ed esprimerci, quanto è importante, vedi, rispetto anche a quello che è successo qua oggi, sì. Le lauree, persone che poi vanno nel mondo, che faranno delle cose, cioè sceglieranno di fare una cosa invece che un'altra. Quanto è importante esprimersi, per l'uomo è importantissimo. E però non è detto che ci si debba esprimere nell'arte o... No, ci si può esprimere semplicemente facendo la cosa che tu sai fare meglio, che ti è più familiare, che ti è più anche facile fondo. Pensa che com'è difficile capire cosa ti viene facile, perché uno non, soprattutto quando è un ragazzo, non sa quanto sia importante invece fare quello che ti viene facile, quello che ti piace di più, quello che senti più tuo. Uno ha una familiarità con i numeri, l'altro ce l'ha con gli animali, l'altro con le persone, l'altro con le piante. C'è una cosa che tu sai e questo dovrebbe essere il nostro daimon, quindi la nostra vocazione. E Hillman dice, in realtà, ci ho messo tutta tempo. La vita, guarda, perché in realtà lo sapevo da quando ero bambina. Io quando ero bambina, io ho cominciato a leggere prestissimo, perché la mia mamma che studiava a Ca' Foscari, la mia mamma che è foscarina, studiava lingue, lei studiava russo e francese. Quindi la casa era piena dei romanzi russi e francesi, ovvero il massimo della meraviglia, i libri più belli mai stati scritti. Sì, bello, ma insomma anche inquietante. Poi sai, tu sai quello che ti capita. Sì. Io ho passato la vita leggendo veramente tanto, anche un po' ossessivamente, però se c'è una cosa che io oggi so fare è capire, sentire quando una storia funziona, quando un personaggio è bello. Quindi tutto quello che poi ho fatto io nella vita aveva a che fare con le storie. Quindi dalle interviste ai romanzi, alla TV, agli articoli, tutto quello che ho fatto aveva a che fare col racconto, con le storie. Anche avere fede in questo daimon, no? Eh sì, infatti quello è un altro tema, quello di credere in se stessi, perché quando uno è un ragazzo non è capace, perché poi, no, dai ragazzi siamo tutti un po' insicuri, e invece sarebbe bello essere
più fiduciosi in quello che sentiamo. Sì, sì, sì. Però le storie, leggevo un articolo, adesso sembro intellettuale, ma leggevo un articolo del Sole 24 Ore, un anno fa, le storie aiutano a vivere. Nel senso, sono, tu credi in questa cosa che le storie sono dei modelli, come avere una cassetta di attrezzi, dove tutta una serie di storie che puoi pescare a vedere. Guarda, per me le storie sono tutto, però io sono un caso un po' un limite. Okay. Vabbè, io a Venezia tu hai le storie, non c'è problema. No, beh, perché comunque... Eh sì, la storia che tu ti racconti, sì, o sì, la storia sì, che sì, ti sì, piace sì. raccontare, o la cioè tutta una storia. Cioè ciò che passa è sempre una storia. E nella storia cosa c'è? Ci sono dei personaggi, c'è un inizio, c'è una fine, succedono delle cose, c'è una trama. Sì. Pensa alle favole. Le favole sono la base della narrazione. Le storie funzionano bene anche quando parlano direttamente. Quando una storia funziona è perché le persone si possono immedesimare, c'è uno scambio emotivo. Allora, in tutta questa tua ricerca delle storie che hai fatto, tu hai incontrato, cioè hai lavorato su tantissimi modi diversi di raccontarle e diciamo che i due che da un punto di vista esterno sembrano i più opposti tra di loro, ma allo stesso tempo sei tu che li unisci, sono questi, cioè uno è la direzione di un canale, di una rete come Rai 3, che è canale culturale, canale comunque di un certo tipo di impostazione. E fammi bere se parliamo di Rai 3. No, ma tranquilla, tranquilla. E poi l'altro è il Grande Fratello. Il Grande Fratello sì. No, cioè questi due opposti. Il Grande Fratello era un grande esperimento sociologico ai tempi. Io in realtà quando ho detto sì, va bene, mi hanno chiesto di condurlo, io non avevo neanche capito cos'era. Ma non lo sapeva nessuno, sai, c'era stato soltanto in Spagna. Okay. Era stato un grande successo. In Italia nessuno sapeva cosa è vero fosse. Che però mi ricordo che doveva partire a settembre, a luglio Eugenio Scalfari scrisse su Repubblica un pezzo fiammeggiante dicendo arriva il mostro, l'orrore, quello che... E allora io mi sono detta pane per i miei denti, allora era un po', tendevo un po' al trasgressivo, è una cosa che ho detto anche oggi, che mi sentivo sempre chiamata dalle cose difficili, dalle prove difficili, anche un po'... ripeto, trasgressive, e quindi ho detto sì, va bene, dai, lo faccio questo Grande Fratello, non sapevo cosa fosse. Guarda, allora nessuno lo sapeva, bello, ma neanche i ragazzi che partecipavano non avevano idea. Io, poiché sono un tipo piuttosto riservato, improvvisamente mi sono trovata che mi facevano le imitazioni. Il giorno dopo io leggevo i quotidiani, le prime quattro pagine dei quotidiani erano sul Grande Fratello. No, ma una follia assoluta. Io mi ero un po' sdoppiata, guarda, mi guardavo e non sapevo bene cosa stavo facendo, però c'ero in mezzo andavo avanti. È stata un'esperienza stranissima. Io più di tutto sono un autore, quindi quello che infatti, mi piace... Quello quello non era un'idea mia, hai capito? No, okay, quindi magari... io lì... presentavo, ci mettevo del mio, nel senso che parlavo con i ragazzi, cioè ci mettevo un po' di mio, però non era una cosa che mi coinvolgeva profondamente, perché comunque non era una mia idea. Io facevo un programma su Italia 1 che si chiamava Tempi Moderni, che era un talk show bello, ecco, quello è il primo programma che ho scritto e secondo me era bello perché parlava proprio del cambiamento sociale di quegli anni. Ed era un programma che piaceva molto. Allora l'allora direttore di Canale 5, che era Giorgio Gori, voleva che a condurre questo Grande Fratello fosse una giornalista, perché anche in Spagna, dove aveva avuto successo, era stata una giornalista. E quindi mi chiese di condurre questo Grande Fratello e io inconscientemente dissi sì. E sono passata attraverso questo bagno di popolarità che mai avrei detto nella vita di fare. Quando è che era il primo anno del Grande Fratello? Che era il 2000. Io ricordo l'imitazione della Gialappa. Vedi? No, sì, la Gialappa. Certo, quello. Sì, sì, loro Pasquale. Facevano il dopo... Cioè, pazzesco. Sì, io sai cosa mi disse poi Gori? Che mi aveva scelta perché io ero capace di raffreddare. Ok. Quindi quella era una materia incandescente. Sì, lì erano, no? E allora io raffreddavo. Cioè, vedi che controllavi. Sì. Infatti poi Paola Cortellesi mi faceva un'imitazione in cui io ero, non so, sadica, vestita di cuoio, che li maltrattavo con la frusta, maltrattavo questi poveri ragazzi. E allora la domanda conseguente è...
Come la vedi la televisione rispetto a questo mondo del web che... Vecchia. Vecchia. Vecchissima. Mm. Però... Però diciamo che... No, però tutte le cose, sai, tutte le cose dipende da come sono fatte. Ok. Quindi in realtà si può fare bene qualunque cosa. Oggi la televisione la guardano solo gli anziani o quasi. Non, i giovani non guardano la TV. Tu guardi la TV? No. 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 Cerco le cose su YouTube. Cerchi le cose su YouTube, in qualche modo vedi, poi guardi le serie, guardi Netflix, sì, sì, guardi... Sì, sì. Tu cosa che guardi? Anch'io guardo Netflix, meno, perché ho fatto un'indigestione negli ultimi anni. Quando si diventa anziani, okay, torni a fare quello che facevi da bambino. Io sono tornata a leggere moltissimo come quando ero ragazza. No, ho sempre letto tanto, però... Alla fine, sai, ecco, io credo che sia come quelli che fanno gli sportivi o che da bambini magari, sai, fanno agonismo, nuoto. Sì, okay. Poi comunque ti resta, c'è una cosa sì, che ti resta. Ce l'hai. Ti resta. E quindi finisce che faccio soprattutto quello. Poi guardo anche le serie, faccio altre cose, però... Certo. Dicevamo che tu sei venuta a Venezia per fare l'università, di fatto. Mm-hmm. Ma il tuo primo ricordo? Io credo di avere una foto, come tutti in Italia, in piazza San Marco con i piccioni. Però non me lo ricordo. Il mio primo ricordo invece è, guarda, un carnevale, febbraio freddissimo, e io già diciottenne probabilmente, un carnevale piuttosto hard. Sì, certo. Il bello dei credo carnevali che sia quello. 23, sì, credo che sia quello il ricordo. No, infatti, quelle sono belle le cose. Che uno si chiede come poi ha fatto a non cadere in acqua. Sì, da fuori. Ecco, una domanda adesso. Come la vedi Venezia? Cioè, no, ma io oggi, Venezia l'amo, sai. Cioè, ok, ma se tu dovessi pensare a Venezia, sai, vabbè, slegata... Allora, io ho anche due amici cari che vivono a Venezia, che sono veneziani. Ok. E quindi un po' ti influenzano, certo, quando ti dicono, ok, vediamoci a cena, però dobbiamo andare fuori, perché sennò, sai, c'è... Cioè, la massa dell'infradito, cioè queste cose qua un po' ti... Sì, certo. Questa non è una cosa che si può ignorare quando pensi a Venezia, l'idea dell'invasione, delle grandi navi e dell'infradito. Navi, certo. No, perché comunque è una cosa che... Cioè, il trolley sui ponti ti fa un po' impressione. Beh, dalla regia ci fanno cenno... 10 minuti? 5 minuti? Per lo spazio Due minuti! È la prima intervista che faccio, farla con te è stato anche molto figo, se devo dirlo. Come la prima intervista che fai? La prima intervista che faccio così al Florian. Ah sì, davvero? Sì. Te la cavi bene. Grazie. Caspita, e allora dammi 5. Bella. Bella. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Ecco, l'intervista più lunga della storia. Quanto è durata l'intervista? Una vita. Quanto devi? Siamo sui 40 minuti. 41 e 27. Fatti da Dobasi. Grazie mille. No, ma grazie a te. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.